Bentornati nella nostra rubrica Dalla Terra alla Padella. Sono in compagnia di Patron Chef Anthony Marra e l'Executive Chef Franco Di Dio e siamo al ristorante Bistrò Anthony Marra a Castellana Grotte, in provincia di Bari, in Puglia. Anthony, siamo molto curiosi dei tuoi suggerimenti e della scelta del tuo piatto. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a presentare sarà una crespella alla Nettuno. Gli ingredienti per questa ricetta sono uova, latte, farina, burro e un pizzico di sale. Procediamo con il nostro impasto. Prendiamo le uova, le andiamo a rompere all'interno di una bowl. È una ricetta semplicissima ma gustosissima. L'ho voluta sposare con Dio Nettuno, quindi strizziamo gli occhi verso una ricetta prettamente di mare. Voi sapete, a me piace molto lavorare il prodotto ittico. Perché questa scelta? Perché va a rappresentare, insomma, i componenti principali del nostro territorio. In parte ci saranno ingredienti anche di territori extra, quindi dove noi andremo a fondere nella stessa ricetta, e quindi darà vita a questo connubio. Procediamo con il nostro impasto, quindi Franco inizierà a frustare le uova dopo aver aggiunto il latte, quindi mettiamo le basi liquide all'inizio. Iniziamo, Franco. Possiamo aggiungerci subito un pizzico di sale. Non siate molto generosi in questa preparazione con il sale, giusto un pizzichino per dare sapore all'impasto. Andiamo a frustare, successivamente aggiungeremo il nostro burro in questo modo qua. Ovviamente il burro può anche essere aggiunto come parte finale della nostra ricetta. Noi lo aggiungiamo all'inizio per incorporarlo meglio al nostro impasto, però fondamentalmente la cosa importante di questa ricetta è l'aggiunta delle sostanze polverose, che in questo caso è la farina 00. Quindi prendiamo sempre un setaccio, pian piano andiamo a setacciare all'interno in modo tale da togliere eventuali impurità, grumi e quant'altro alla nostra farina. Una volta fatto questo passaggio semplicissimo, portiamo il nostro impasto a incorporare tutti gli ingredienti. Quindi in questo modo, se non avete la frusta, volete fare un modo più rapido, potete usare un classico sbattitore elettrico a casa, non c'è problema. Però chi non ce l'ha, come vedete, con la frusta non ci vuole veramente niente, è molto molto semplice. Incorporando tutti gli ingredienti in questo modo, andremo a mettere della pellicola trasparente al nostro impasto, ok? Ecco qua l'ultimo passaggio, metteremo della pellicola trasparente e andremo a far riposare il nostro impasto per circa 30 minuti in frigorifero. Come vedete, il nostro impasto è molto setoso, vellutato, lucido, non presenta grumi e impurità. Facciamo vedere, Franco, avvicinandoci in questo modo qua. Metteremo la pellicola e andremo a posizionare il nostro impasto nel frigorifero per circa 30 minuti. Procediamo con il nostro ripieno. Abbiamo delle seppie, delle mazzancolle, dei tentacoli di polpo, del filetto di orata e delle cozze. Procediamo con la nostra seppia facendo un taglio a filanger. Quindi, una volta lavata per bene, pulita, prendiamo la nostra seppia e andiamo a fare una filanger non molto spessa, ma neanche sottilissima. Per una crepe generalmente ci servirà una mezza seppia come quantità orientativa. Prendiamo il nostro polpo, lo facciamo in tre, Franco, in quattro parti, ok? Lasciamo il riccio perché
È bello quando poi andiamo ad aprire questa crepe, vediamo questo ricetto di polpo che fa piacere, puliamo le nostre mazzancolle in questo modo, togliamo la parte esterna. Ricordatevi sempre, per quanto riguarda i crostacei, per quanto riguarda la mazzancolla in questo caso, il budello sulla parte dorsale del nostro gambero, quindi va inciso. Fai vedere, Franco, dove va inciso. Sì, noi l'abbiamo già fatto per portarci un po' avanti, però vedete dov'è l'incisione. Fai vedere, Franco, sul dorso. All'interno troverete un budellino nero che va eliminato completamente. Quindi abbiate un po' di pazienza, ma questa cosa va fatta, non c'è soluzione diversa. Apriamo le nostre cozze a frutto, quindi in questo modo. Ovviamente, se non si ha una dimestichezza importante, le facciamo aprire sul fuoco. La stessa cosa, non è, è inutile mentirci, però comunque il piatto vi verrà ottimo allo stesso modo. Se poi volete imparare, vi mettete, beh, con calma, diciamo, approfondite questo discorso, male non vi farà. La cozza aperta a frutto ha sempre il suo perché. Ce ne serviranno all'incirca delle 4 alle 5 e poi, una volta preparata la nostra linea di tagli, andremo a soffriggere i nostri ingredienti con una scottata veloce, veloce, veloce. Quindi facciamo sempre il nostro olio all'aglio, un cucchiaio così basta. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, Franco, anche. Ovviamente, come sapete, col pesce io uso un olio leccino e non lo cambio quasi mai. Successivamente andremo ad incorporare la nostra seppia, il nostro polpo e a fargli dare una scottata veloce veloce in questo modo qua. Vai, Franco. Vedete? Giusto una scottata, deve proprio rapprendersi la nostra seppia e via. Ci aggiungiamo i nostri gamberi successivamente, le nostre cozze, vai Franco, possiamo aggiungerlo subito. Vedete che la seppia ci metterà poco. Ecco il liquido della cozza, vedete in questo momento, noi andiamo a spegnere il fuoco e spegniamo. Con il calore che la padella emana, noi ultimeremo la cottura del nostro prodotto. Mi raccomando, non snervate i tessuti del nostro pesce, trattiamoli sempre con cura. Ultimando la cottura, l'unico ingrediente che andremo ad aggiungere a livello crudo nella nostra crespella sarà un rombetto che andremo a prepararci dal nostro filetto di orata. Quindi togliamo la pelle che non ci serve, prendiamo la parte superiore, diciamo, del filetto e andremo a crearci il nostro rombetto che verrà messo sulla base della nostra crepe, perché voglio che quando verrà degustata devono vedere il pezzetto del pesce, non il trito, non la purea. Trasparenza verso il cliente, genuinità anche nei tagli, semplicità e trasparenza. Cliente o a casa o gli ospiti o chiunque deve mangiare già con l'occhio e poi deve avere il piacere di accingersi a gustare il nostro piatto stando in forma molto molto tranquilla. Quindi non ci sono trucchetti, inciuci, ma quello lo prende di là, non esiste. Questa ristorazione che fa chi non è un professionista, che non si debba chiamare neanche ristoratore, chi fa questo lavoro con serietà, tutte queste cose non esistono, perché noi abbiamo il piacere di preparare qualcosa per voi, abbiamo il piacere di crearvi un'emozione, abbiamo il piacere di stupirvi. Quindi ricordate, il professionista vi farà gustare il cibo in forma trasparente, in forma onesta, mi raccomando. Ora, ogni tanto
mi vengono, perché vorrei dire tante cose. Comunque andiamo avanti, prendiamo il nostro preparato, lo spostiamo in una bowl, Franco, così vedete la consistenza della nostra seppia, vedete, viva, bella, vedete, io tocco con le mani per farvi vedere che ancora è bella dura, è bella consistenza, è nervosa, non è flush, non serve. Quindi prendiamo la nostra seppia, ce la mettiamo, il nostro condimento, in una bowl, lo facciamo raffreddare perché andremo ora a creare il nostro disco di impasto di crepe e a farcirlo, la parte più bella di questa ricetta. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo dopo la mezz'ora che vi avevo preannunciato di riposo e andremo ora a creare il nostro foglio di crepe. Quindi, come vedete, l'impasto si è rafforzato anche come densità, perché insomma l'uovo e la farina si sono rappresi a vicenda, si sono sposati, no? Nel gergo culinario si dice spesso. E ora cosa andremo a fare? Andremo a prendere una padella, consiglio, per questa preparazione usiamo assolutamente una padella antiaderente. Andremo a prendere dell'olio extravergine di oliva. Franco stamattina mi ha preparato questo bouquet, che sembra un bouquet di fiori, ma in realtà è un canovaccio di cotone 100% che andiamo ad intingere nell'olio. Perché facciamo questo tipo di operazione? Perché non vogliamo che ci sia olio in eccesso. Quindi andiamo ad accarezzare la nostra padella, la temperatura è quella giusta, e ci andremo a mettere un mestolo scarso del nostro impasto. Ora, qual è il segreto per capire? Ma no, tanti dicono, scusa chef, ma come faccio a capire io quanto impasto devo mettere per fare un foglio giusto? È semplice, quello che vi aiuta in questo non è altro che il movimento rotatorio nel polso nel momento in cui va versato il nostro impasto. Come vedete, giriamo il nostro foglio e la possiamo già tirare fuori, Franco, perché io una parte la lascio più bianca, in quanto questa è la prima parte, in quanto andrà in cottura in forno e quindi continuerà la cottura successiva in forno. Prepariamo un altro foglio. Vedete il movimento del polso di Franco come accompagna l'impasto, quindi è un velo, non sosta l'impasto su un punto. La crepe deve venire omogenea, uniforme. Possiamo notare, non appena caramellizzano le parti esterne della crepe, quello è il segnale che dobbiamo girare la nostra crespella. Quindi prendiamo la nostra crepe e voilà. Vedete il colore molto chiaro? La possiamo già togliere, come vi dicevo, proprio perché vi farò vedere che la parte più bianca sarà la parte esterna, che a sua volta, quando andrà in cottura, diventerà ambrata anche lei, e non marrone, ambrata, mi raccomando. Confezioniamo ora la nostra crepe, quindi prendiamo i nostri fogli, li predisponiamo sul nostro bancone d'acciaio. Voi, se non avete l'acciaio, perché è un materiale facilmente disinfettabile, quindi noi lo sanifichiamo, ci permettiamo di posare la roba sull'acciaio, dove garantiamo la sanificazione del nostro bancone. Voi a caso un tagliere, un piatto, sicuramente non avrete problemi. Posizioniamo il nostro ripieno al centro della nostra crepe, in questo modo, sì. Procediamo col nostro filetto di orata, in questo modo. E andremo ora a chiudere la nostra crepe. Quindi semplicemente in questo modo, sì.
la chiuderemo a saccottino. Sapete, la cottura, come vedete, della crepe molto veloce, da lasciare, diciamo, semicrudo il nostro foglio, ci servirà a fine cottura anche come coagulante del nostro saccottino. Quindi vedrete che andremo a rimuovere lo stuzzicadente e la crepe rimarrà saldata. In questo modo qua. Franco sta ultimando. Ok. Andremo ora a cuocere le nostre crespelle a una temperatura di 170 gradi per circa 14-15 minuti. La salsa che accompagnerà questa bellissima preparazione sarà la salsa Aurora. La salsa Aurora è una salsa addizionata da Canone Culinario, fatta con una base di salsa pomodoro e della crema di latte o della panna fresca. Noi a questa salsa andremo a dare un tocco, uno sprint in più. Qual è il nostro sprint? Ci andremo ad aggiungere la stessa parte di salsa di pomodoro in brodo, in fumetto di pesce. Quindi avremo del burro che andremo a far sciogliere in padella. Vai Franco. Semplicissima, ma vi dico che andremo ad aggiungere subito della salsa di pomodoro. Vai Franco. Anche se il burro, importante è non farlo friggere. Vai, vai tutto Franco. 2 e 3, va benissimo. Facciamo sciogliere la salsa di pomodoro con la base del burro in questo modo qua. Ci aggiungiamo il fumetto di crostacei preparato, quindi è lì, in questo modo qua. Ci darà il retrogusto, potenzierà ancora di più quello che saranno gli odori, i sapori, il gusto che sprigionerà il nostro tortino, la nostra crepe per essere precisi. Arrivata a questa temperatura, raggiunto il bollore, i nostri liquidi versati in padella, andremo a versarci della crema di latte in questo modo qua. Ah, come se non ci fosse un domani. Mescoliamo il tutto, aggiustiamo di sale se necessita. Noi sappiamo già che necessita, perché le salse le facciamo prive di salsa, soprattutto quelle che andremo ad addizionare e ad unire. Franco, assaggiamo per capire la quantità di sapidità giusta. Mettiamocelo un pizzico, proprio leggero. Calcolate sempre che stiamo lavorando un prodotto di mare, quindi, come già vi ho spiegato, vi ho già ribadito più volte, il mare va gustato per la sua integrità. Va bene insaporire un po', ma non andiamo con quantità saline che andrà a ricoprire le varie sfumature di gusto che il nostro prodotto ittico ci regala. Quindi spegniamo, raggiunto il bollore, spegniamo la nostra salsa, la andremo a versare in un ambull in questo modo qui. Vedete anche che bel colore, elegante, delicato, un rosa bello, bello. In questo modo qua la nostra salsa è pronta. I profumi non arrivano, ma sono sicuro che quando andrete a riprodurla direte: lo chef ha avuto ragione. Passati i nostri 15 minuti, Franco sta rientrando con le crepe che ha appena sfornato, quindi ora andiamo a privare le nostre crepe dagli stuzzicadenti che abbiamo messo. Ora andiamo a mettere
il fondo, un mestolino leggero al centro del piatto di nostra salsa Aurora, così. Mettiamo la nostra crepe, una crepe, in questo modo. Esatto, togliamo questo, Franco, così. E semplicemente come decorazione un ciuffettino. Lasciamo questo piatto elegante, non andiamo ad aggiungere nulla, parla da sé, in questo modo qua. Ecco, vi presento la nostra crespella alla Nettuno e ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao.